Davvero in quel tratto di mare dell'Oceano Atlantico noto come Triangolo delle Bermuda scomparirebbero in maniera inspiegabile navi e aerei che si trovano a passare di lì? C'è forse negli abissi una qualche forza misteriosa capace di attirarli a sé? Oppure si trovano ad attraversare un qualche tipo di portale che li trasporta in un'altra dimensione o in un altro luogo? Oggi a Strane Storie cercheremo di capire la verità sul Triangolo delle Bermuda. Ma se lo sapevo, lo facevo prima. Oh, ben ritrovati, io sono sempre Massimo Polidoro e da anni mi occupo di indagare fatti misteriosi e insoliti. Ma qui non siamo più nella mia casetta nel bosco, pare che ci troviamo ai tropici. Infatti ho pensato bene di cambiarmi. Quello che non cambia però è il fatto che come ogni venerdì ci ritroviamo ad affrontare un episodio misterioso per capirne la veridicità. Ne approfitto per ringraziarvi del gradimento che state dimostrando per questa serie e spero mi aiuterete a far crescere il numero degli iscritti del canale condividendo i video con i vostri amici. Se già non lo avete fatto, poi cliccate sotto iscriviti e magari selezionate anche la campanellina, così saprete immediatamente quando arriva un nuovo video. E ora è giunto il momento di affrontare il mistero del Triangolo delle Bermuda. La leggenda vuole che una particolare zona dell'Oceano Atlantico a sud-est degli Stati Uniti abbia visto un numero di inesplicabili sparizioni di aerei e navi superiore a qualunque altra area delle stesse dimensioni. La zona avrebbe forma triangolare e sarebbe compresa tra Miami, le isole Bermuda e l'isola di Puerto Rico. Tutto comincia nel 1945, quando 5 aeroplani Avengers della Marina scompaiono in quel tratto di mare. È da questo momento che si inizia a pensare che una qualche forza sconosciuta si nasconda realmente nell'oceano e possa fare scomparire navi, aerei, persone, trasportandoli chissà dove. Il termine Triangolo delle Bermuda viene coniato però solo nel 1964 da Vincent Gaddis in un articolo per la rivista Argos intitolato Il mortale triangolo delle Bermuda. Si formulano le ipotesi più incredibili per spiegare il mistero del triangolo: intelligenze extraterrestri dedite al rapimento di esseri umani, deformazioni spazio-temporali, strani strumenti elettromagnetici appartenuti alla misteriosa civiltà di Atlantide, perché no? Piramidi capovolte sul fondo del mare, campi di gravità invertiti, mostri marini, vortici magnetici, gigantesche bolle di metano, insomma, chi più ne ha più ne metta. Il fenomeno però esplode per davvero nel 1974, quando Charles Berlitz, il fondatore della nota scuola per imparare l'inglese, che per anni aveva raccolto informazioni sul triangolo, rimaneggia tutti questi argomenti fantascientifici e pubblica il suo bestseller Bermuda, il triangolo maledetto, presentandolo come un documento eccezionale, tutto fatti concreti e testimonianze basate su prove e controprove. Il libro vende milioni di copie, facendo entrare il fenomeno del triangolo delle Bermuda nella cultura popolare. Ma quanto è credibile quello che scrive Berlitz? Per capire che cosa c'è di vero in tutte queste affermazioni, sono state messe a confronto le descrizioni di sparizioni di navi o aerei fatte da Berlitz e dagli altri sostenitori dell'ipotesi misteriosa con le cronache originali dei fatti pubblicate sui giornali o con i registri delle compagnie di assicurazione. Uno degli studiosi ad avere condotto il lavoro più completo e meticoloso sul fenomeno è Lawrence David Cush, autore di The Bermuda Triangle Mystery Solved. Mettendo a confronto le affermazioni straordinarie con i fatti verificabili, sono emersi almeno 5 dati di fatto interessanti. Prima di tutto viene fuori che diverse navi aeree che sono affondate o caduti sono state le probabili vittime di violente tempeste, come confermato dai sopravvissuti e dai bollettini meteorologici. Contrariamente alla leggenda, infatti, quando gran parte degli incidenti si sono verificati, il tempo era molto brutto. Molti infortuni hanno avuto luogo di pomeriggio o di notte, rendendo così impossibile effettuare ricerche immediate da parte dei soccorritori, dando così al mare molte ore di vantaggio per disperdere gli eventuali relitti.
Alcune navi e aerei non si trovano nemmeno nel triangolo al momento dei loro incidenti. Alcuni sono vicini al Canada, altri nel Golfo del Messico, altri addirittura vicini alla Norvegia e al Portogallo. Ma nonostante ciò vengono inseriti in questi libri come vittime del triangolo delle Bermuda perché magari il loro itinerario prevedeva il passaggio in quella zona. Alcune navi indicate come scomparse in realtà sono tuttora circolanti. E quinto, diverse navi e aerei inclusi nella lista, al contrario, non sono mai esistiti. Una volta eliminati dal totale delle scomparse misteriose tutti questi casi, gli episodi rimasti irrisolti sono solo tre, quelli per cui semplicemente non è stato possibile trovare maggiori informazioni. La Guardia Costiera americana ha spiegato che non c'è alcun mistero sugli incidenti che si verificano in quella zona di mare, come del resto si verificano in tante altre parti del mondo. Il fatto è che gli improvvisi temporali, gli uragani, le trombe marine, la turbolenza della corrente del Golfo, capace di cancellare rapidamente qualsiasi segno di incidente e il rischio provocato dalla topografia del fondale oceanico in continuo mutamento, sono fattori ambientali naturali sufficienti per provocare incidenti e naufragi. C'è un episodio particolarmente curioso ed esemplificativo del modo con cui si raccontano gli episodi legati al Triangolo delle Bermude, che riguarda Cristoforo Colombo. Poiché ho appena scritto un libro che riguarda Colombo, un'isola misteriosa tipo questa, ed eventi che sembrano legati al Triangolo delle Bermude, non posso che raccontarvi questa strana storia. Scrive Charles Berlitz che Cristoforo Colombo e l'equipaggio delle tre caravelle vissero una serie di esperienze misteriose all'interno del Mar dei Sargassi durante il viaggio che li avrebbe portati sulle coste dell'America. Sempre secondo Berlitz, le sparizioni di navi entro il triangolo sarebbero avvenute soprattutto nella regione dell'Oceano Atlantico occidentale chiamata Mar dei Sargassi, cioè un grande mare immobile che prende il nome dall'alga sargasso. Queste alghe fluttuanti, separate o in grandi gruppi, delimitano i confini del mare. Oltre che per le alghe, però, il Mar dei Sargassi è noto anche per le sue spaventose bonacce. A esse si deve il proliferare di numerose leggende, secondo cui sotto le acque si estenderebbe un enorme cimitero di navi appartenute a ogni epoca storica. La sera del 13 settembre 1492, dopo un mese e 10 giorni di navigazione, Colombo, a bordo della Santa Maria, si accorge che l'ago della bussola non punta più verso il nord indicato dalla stella polare, ma devia di circa 6 gradi in direzione nord-ovest. È la prima volta che viene osservata una cosa del genere. L'ago non indica più il nord. È vero. Devia di più di un quarto. E l'altra bussola? Lo stesso, signore. Non ho mai visto niente di simile, signore. Neanch'io. Che significa? Non lo so. Però deve esserci una spiegazione. E io la troverò. Nei giorni che seguono la deviazione aumenta e il terrore inizia a diffondersi tra l'equipaggio, convinto ormai di essere entrato in una zona in cui anche le leggi della natura sono violate. Per Berlitz si tratta di una strana anticipazione dei disturbi elettromagnetici che ancora oggi molestano la navigazione aerea e marittima nel triangolo. Qualche giorno dopo, Colombo e i suoi uomini notano un'immensa saetta guizzare nel cielo per poi cadere e scomparire nell'oceano. L'11 di ottobre l'equipaggio, stanco dell'interminabile viaggio e sempre più nervoso, è ormai pronto ad ammutinarsi quando, verso mezzanotte, Colombo afferma di aver visto una luce in terra che poteva essere candela o torcia di pescatori o di viandanti. Gli altri aguzzano invano gli occhi. Berlitz descrive questa luce come un inesplicabile brillio del mare. Entro un paio d'ore la terra sarà effettivamente avvistata e il giorno seguente avrà luogo lo storico sbarco. Per Berlitz questi sono suggestivi episodi che servono a confermare la fama sinistra e misteriosa della zona. La sua esposizione però si ferma alla superficie dei racconti e nessun tentativo di approfondimento viene nemmeno suggerito. Facciamolo noi. Cominciamo dalle anomalie riportate dalla bussola. È vero che ci sono, ma Colombo non si lascia minimamente spaventare da quel fatto, semplicemente con un'intuizione geniale deduce che se l'ago non punta verso la stella polare come si credeva fino ad allora,
significa che è attratto da qualcos'altro. Forse Colombo fa queste ipotesi più per tranquillizzare i suoi marinai che per reale convinzione scientifica, ma il fatto è che il grande navigatore ha ragione. L'ago di una bussola, infatti, non punta verso la stella polare o il polo nord, come per secoli si è creduto, ma verso il nord magnetico, che si può localizzare vicino all'isola del Principe di Galles, a metà strada tra la baia di Hudson e il polo nord. Oggi chiunque usa una bussola per orientarsi lungo spedizioni prolungate sa che per avere il nord reale occorre fare un'operazione di compensazione, aggiungendo o sottraendo il numero di gradi indicato dalla carta geografica. La saetta che viene vista guizzare in cielo e cadere in mare è molto probabilmente una meteora. Va detto inoltre che il fatto non provoca nessun timore nell'equipaggio, ma è segnalato sul diario di bordo semplicemente per le considerevoli dimensioni. Infine, l'inesplicabile brillio del mare di cui parla Berlitz. Beh, già da diverse settimane prima dell'arrivo, Colombo e i suoi avevano avvistato in mare giunchi e bastoni ed erano stati segnalati pesci tipici degli scogli e uccelli terrestri, tutti indizi che facevano presagire un imminente arrivo nella terra promessa. L'11 ottobre Colombo afferma di aver visto una luce e poche ore dopo è avvistata la terra. Terra! Terra! Guardatela! Terra! Sono state fatte molte ipotesi su che cosa possa essere la luce vista da Colombo: la torcia di un pescatore o di qualcuno sulla riva, un gruppo di pesci luminosi o forse solamente un'illusione ottica causata dall'estrema stanchezza e dall'intenso desiderio di arrivare. Un'ipotesi ben più prosaica, poco presa in considerazione in genere, potrebbe però spiegare l'arcano. Isabella e Ferdinando, i sovrani di Spagna, avevano promesso un vitalizio di 30 scudi l'anno a colui che per primo avesse visto terra, affermando quindi di aver osservato una luce, anche immaginaria. Quando si sapeva di essere ormai in prossimità della terra, l'astuto genovese si assicurava il vitalizio. Anche se la spedizione si fosse rivelata un fiasco, insomma, Colombo avrebbe in ogni caso tratto un cospicuo vantaggio dal suo viaggio. Per concludere, consideriamo qualche dato ufficiale. Secondo la Guardia Costiera degli Stati Uniti, ogni anno attraversano la zona compresa nel Triangolo delle Bermuda circa 150.000 navi. Di queste circa 10.000 inviano richieste di soccorso, ma solo 5 navi l'anno in media vengono dichiarate disperse. Considerata l'imprevedibilità del tempo nella zona e l'alta densità del traffico, si tratta di una media che non stupisce particolarmente. A ulteriore sostegno dell'ipotesi che questo triangolo di mare non è più maledetto di tante altre zone, c'è il solidissimo fatto che i Lloyd's di Londra non hanno mai alzato i premi delle loro assicurazioni per le navi che si trovano a passare di lì. E questo la dice molto lunga: se davvero fosse così pericoloso quel tratto, costerebbe tantissimo l'assicurazione per ogni nave che volesse o aeroplano che volesse rischiare di passare in quella zona così tremenda. Invece no. Il fatto dunque che periodicamente si sentano proporre possibili spiegazioni razionali per le sparizioni misteriose delle navi parte da una convinzione errata, quella secondo cui esisterebbero tantissime sparizioni misteriose. Ma non è così. E dunque che cosa resta del Triangolo delle Bermuda? Nulla, se non il fatto che si tratta di un mistero del tutto inventato, costruito su ricerche superficiali e alimentato da chi, intenzionalmente o meno, ha fatto uso di errori, sviste, bugie e sensazionalismo al fine di ricavare guadagni dalla vendita dei libri, click sui video, spettatori che guardano certi programmi, tutti elementi che contribuiscono ad alimentare la leggenda di un mistero inspiegabile. Che invece è inspiegabile, come abbiamo visto, non è. Migliaia di aerei scomparsi nel misterioso triangolo delle Bermude. Ma come mai proprio lì? Come mai nessuno che sparisce, che ne so, a Isernia, a Civita Castellana, proprio alle Bermude sparisci? Che strano! Ma che mistero! Io sono Massimo Polidoro, vi invito a iscrivervi al mio canale e vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 13.30 con un nuovo misterioso episodio di Strane Storie. Spero di ritrovarvi qui. Oh no, sono finito in un'altra dimensione, magari in un altro pianeta. No, non tornerò mai più. Ma ci sei anche tu? Eh già. Ma che bella sorpresa, ci faremo un sacco di compagnia. Che bello, non vedo l'ora. Thank you.
Se la storia del triangolo delle Bermuda vi incuriosisce, vi invito a cliccare qui sotto dove dice mostra altro. Troverete i link ai libri, agli articoli e ai video che se ne occupano e che ho citato nel corso dell'episodio. Lasciatemi un commento, ditemi se ci sono altri argomenti che vi incuriosiscono e cercherò di accontentarvi. A presto! E il mojito dove lo trovo? Nel frigo!